A montare anche questa canna, un feeder si chiama Barbel, per vedere di prendere qualche pesce anche sulla linea più lunga, e abbiamo preso una carpetta. Adesso vi spiegherò la lenza con cui l'abbiamo presa. Una carpetta bellissima, piccolina chiaramente, e ora liberiamo. Siamo. Questo sembra un pesce decisamente più bello. Abbiamo fatto un lancio abbastanza lungo verso le cannette dalla parte opposta del lago. La canna è un arp. Questa canna si chiama Barbel, è una canna che viene venduta sia con una cima con i cimini in carbonio pieno intercambiabili, quindi può essere utilizzata come feeder, oppure ha una cima tubolare lunga per essere utilizzata proprio tipo light car fishing, magari utilizzandola con un segnalatore per pescare i barbi con un segnalatore acustico. Una carpa non enorme, in questo lago ci sono pesci anche di oltre 20 kg di carpa, infatti è anche molto adatto al carp fishing, ma comunque non è neanche piccolissimo. Eccoci, così possiamo provare anche il nostro nuovo godino, adesso ve ne parlerò. Beh, diciamo che sembrava più piccola, è un pesce direi oltre 3 kg. Per l'occasione abbiamo portato con noi questi nuovissimi guadini realizzati alla Reglas marchio Maver. Sono un modello Medusa Match e il Medusa Power. Sono guadini che hanno la possibilità di intercambiare i pesti uno con l'altro. La caratteristica è che il Match è un guadino prettamente da bianco, quindi un guadino molto più leggero per fare anche velocità, mentre il Power è un guadino veramente robusto con cui si possono salpare tranquillamente pesci come quelli che abbiamo preso oggi. Entrambi i guadini possono montare una prolunga per portarla a 5,60 m, che è utilizzabile su entrambi, quindi abbiamo preferito fare una prolunga universale che può essere montata su uno dei due, quindi chi vuole avere un guadino light e un guadino power ha la disponibilità di un'unica prolunga per portare entrambi i guadini alla lunghezza desiderata.